Benvenuti su Creazioni Digitali. Continuiamo ancora il corso gratuito di Affinity Designer. In questo video faremo un'esercitazione pratica. Realizzeremo un logo per una scuola materna. Mettiamoci subito al lavoro. Attivo le griglie per avere dei riferimenti visivi. Dopodiché mi assicuro che la magnetizzazione sia attiva. Traccio quindi un'ellisse 40x40 mm. Poi la duplico utilizzando i tasti CTRL più J. Riduco la copia e la sistemo al centro. Dimensioni 24x24 mm. A questo punto seleziono le due ellissi. Le duplico ancora come sappiamo fare e mi assicuro che siano perfettamente allineate attraverso le bande magnetiche. Duplico ancora la seconda coppia di ellissi, trascinando con il tasto sinistro del mouse e il tasto Alt premuti. Le posiziono ad intersecare la seconda. Attivo quindi lo strumento generatore forma. Seleziono tutte le ellissi che ho sulla tavola di disegno e per addizione creo la prima lettera, la lettera A. Adesso assegno un colore al riempimento, il colore nero, per poterla visualizzare chiaramente. Poi la seleziono, la duplico, la ruoto e la sistemo esattamente sopra l'altra. Seleziono anche la terza coppia di ellissi, le allineo alle altre. Adesso duplico la lettera B che ho appena creato, la ruoto, la utilizzerò per ritagliare le due ellissi e ottenere così la lettera C. Una volta posizionata, attivo lo strumento generatore forma. Per sottrazione elimino le parti che non mi servono, ottengo così la lettera C. Adesso la ruoto in modo che l'apertura sia rivolta verso l'alto. La rifletto, controllo le proporzioni tra il lato destro e il lato sinistro, utilizzando lo strumento misurazione. Vediamo un attimino come siamo messi, 36,1. E qui dobbiamo arrivare a 36. Trascino una guida dal righello laterale, la posiziono, poi ruoto la lettera C, la sposto leggermente, la ruoto ancora in modo da bilanciare. Mi sembra che sia proporzionato. Va bene così. Tolgo il riempimento alla lettera B. E adesso attraverso lo strumento contorno seleziono le tre lettere ed effettuo uno scostamento di tracciato di 2,3 mm. Copio e incollo in modo da sovrapporre le forme e alla seconda copia assegno uno scostamento di tracciato di meno 1,9 mm. Adesso le seleziono entrambe e le posso ritagliare con il generatore forma. Inizio a creare le forme che mi servono, parto dalla lettera B per addizione, seleziono anche questa parte, scendo fino giù. Bene, a questo punto do un colore al riempimento per riuscire a distinguerla. Adesso vado per sottrazione, elimino questa zona in modo che si evidenzi la lettera. Cambio ancora il metodo allo strumento generatore forma in somma e creo il semicerchio all'interno della lettera B e poi traccio anche la lettera C. Seleziono ancora tutte le forme e creo i cerchi all'interno della lettera B e della lettera A. Seleziono ancora, quindi modifico il metodo e per sottrazione elimino questa parte. Separo questo spicchio. Adesso importo la palette che ho preparato prima. Disattivo la griglia dal menu Visualizza. All'interno delle lettere voglio creare un punto di colore, ma giusto un punto che non sia molto invasivo. Apro quindi il pannello Trasforma, seleziono il cerchio e nella casella Dimensioni, accanto al valore, aggiungo
/1,618. Lo slash indica la divisione. Infatti dal pannello tratto è possibile modificare le dimensioni attraverso operazioni matematiche. In questo caso, inserendo lo slash, divide le dimensioni del cerchio per il numero coinserito, 1,618, per avere un ridimensionamento in proporzioni auree. Blocco le proporzioni e premo invio. Adesso elimino il cerchio all'interno della lettera B, duplico l'altro che ho appena ridimensionato e lo sistemo al centro. Attivo quindi il selettore colore con la forma selezionata, clicco su questo azzurro sulla palette e così assegno il colore alla forma. Ci sono delle tracce non pertinenti, pratiche della sporcizia rimasta, grafica inutilizzata che andava pulita. La pulisco manualmente con elimina. Bene, continuo a colorare. Utilizzo il mattone per il cerchio, il giallo per la lettera B e poi ancora il mattone per il semicerchio all'interno. Questo spicchio sarebbe una continuità della lettera B. Tolgo il tratto per avere una visione più pulita e coloro la lettera. Quindi i due cerchi e lo spicchio lo elimino perché non ha alcun senso. Così va decisamente meglio. Centro il tutto, tolgo anche la parte verde della lettera C che oltrepassa la B. Adesso trascino le guide dai righelli al centro delle lettere e traccio un rettangolo. Attivo ancora lo strumento generatore forma, voglio creare un effetto ritaglio utilizzando le curve delle lettere. Quindi seleziono il tutto e per sottrazione ottengo una nuova forma. Erano due rettangoli, sì, avevo fatto una prova prima di registrare. Questo lo metto da parte perché mi tornerà utile dopo. Tolgo le guide e con lo strumento angolo seleziono i nodi inferiori del rettangolo e li trascino verso l'interno per cambiarne angolazione e arrotondarli. Attivo quindi lo strumento testo e digito Kindergarten. Dalla barra del menu contestuale scelgo un carattere. Vorrei un font leggero e giocoso. E questo mi sembra molto carino. Lo posiziono all'interno della forma. Provo un altro colore. No, decisamente no. Il colore mattone mi sembra perfetto. Quindi duplico la forma, la porto verso il basso, attivo lo strumento generatore forma e ritaglio l'area dell'anello della G. L'idea mi piace. Adesso cambio il colore e con il generatore forma foro le altre lettere e le coloro utilizzando le tonalità della palette scelta. Quindi seleziono il testo, cambio colore di riempimento, il bianco, e sì, ci voleva decisamente. Apro il pannello tratto dal menu finestra e aumento lo spessore. Lo porto a 0,8 punti. Adesso pulisco tutto, tolgo quello che non ci serve, quindi raggruppo e centro. Voglio provare a creare un effetto traforato anche con il testo. Quindi attivo ancora lo strumento generatore forma e per sottrazione foro tutta la scritta. Adesso creo una presentazione finale con l'altro rettangolo traforato che ho ottenuto accidentalmente. Lo utilizzo come sfondo, quindi lo trascino, lo ridimensiono per adattarlo alla pagina, ne riduco l'opacità e lo dispongo sotto. Adesso seleziono il tutto, raggruppo per evitare di perdermi pezzi e centro. E questo è il logo finale. Ho realizzato anche una versione in scala di grigi, una su bianco e una su nero, e poi un mockup. Come vedete è un logo molto semplice da realizzare, pensato appositamente per questa esercitazione. Quindi fatemi sapere se avete provato a realizzarlo, se avete riscontrato delle difficoltà o avete
dubbi su alcuni passaggi, non esitate a chiedere nei commenti. Se questo video vi è stato utile, lasciate un like per sostenere il canale. Alla prossima!